tutto quello che si può fare con il corpo e sul corpo lo vediamo anche in questa occasione. A volte abbellimenti evidenti, altre volte invece sensazioni come quelle che adesso andremo a filmare, a documentare, che danno tutto un altro tipo di idea, che ha sempre a che fare con la fantasia e con le possibilità che un professionista riesce poi a concretizzare appunto sul corpo di modelle. Sì, la nostra scuola punta soprattutto sulla formazione dei giovani riguardo quello che riguarda sia abbellire una persona che comunque andare a disprezzare, quindi a sminuire i difetti. E i ragazzi sono comunque tutti ragazzi del terzo e secondo anno della scuola Van Gogh e hanno voluto fare dei lavori sia come beauty, quindi trucco, che come capelli, e siamo andati anche a ricreare un imbruttimento, quindi andare a fare tutto quello che riguarda il cinema. E per fare questi lavori è stato puro lattice liquido con cotone, non c'è uso di plastica né di niente, solo lattice, cotone, fono e solo colori, e sono tutti trucchi compatibili con la pelle. Io stavo vedendo che chiaramente il tema del caffè non poteva mancare. In questo caso lo troviamo sul corpo e poi troviamo, non so, sono dei tufi, immagino, no? Qualcosa che ricorda il tufo del caffè anche sui capelli, tra i capelli. Sì, allora sono dei supporti per creare gli chignon, in cui il nostro allievo, solo per pura fantasia, ha voluto ricrearli in questo modo. È tutto attaccato sempre con colla per la pelle, e supporti di extension, ciglia finte, un po' tutto quello che riguarda la fantasia, che diventa anche professione e professione di qualità.